Citrus, piccolo spazio dedicato a scoprire il mondo degli artisti, più che il mondo agli studi degli artisti, specialmente in questo periodo dove tutti siamo obbligati a stare comunque a casa e la maggior parte di loro, anche di noi, siamo costretti, ecco, o ad attrezzarci con espedienti un po' arrangiati o comunque avere la fortuna di essere già, avere già lo studio coincidente con la casa, ecco. Quindi è un modo, questo qui, la mia idea appunto per far conoscere gli artisti in situazioni, ecco, loro consone, loro ideali, e insomma, li conosciamo un po' a fondo. Oggi abbiamo Adriano Fida, che tra poco lo vedremo in collegamento. Prima voglio fare le mie solite un po' due parole per parlare un po' di questo periodo. Le notizie di oggi, ecco, sono un po' più rassicuranti. Lentamente si sta raggiungendo un rallentamento nelle infezioni, nel numero dei malati, nel numero dei decessi, insomma, un minimo piccolo spiraglio di luce potremmo averlo, questo perlomeno nel nord Italia, poi vedremo la situazione nel centro-sud. È sicuro che questo periodo sarà molto lungo, molto provante un po' per tutti, sia per chi interviene materialmente sul posto, medici, infermieri, tutto il personale sanitario, quello dei soccorritori, forze dell'ordine, trasportatori, chi si occupa anche dei viveri, insomma, c'è un mondo che ancora è frenetico e sta lavorando per tutti. E poi, d'altra parte, ci siamo noi che dobbiamo fare il nostro piccolo dovere, restando appunto a casa. Quindi l'unica maniera per agevolare questo sistema che ancora è attivo e che ci permette di sopravvivere, noi dobbiamo fare solo questa cosa di stare a casa. C'è chi si inventa poi i flash mob alle 18, tanto qualcosa ascolteremo tutti quanti dai balconi. Dirette varie, anche io nel mio piccolo ho pensato di creare questa piccola rubrica. Se non quotidiana quasi di incontro con gli artisti. E è un modo per tenerci occupati, per tenerci anche un po' impegnati, distratti, perché una situazione simile per tanti può essere molto forte, quindi cerchiamo di stare leggeri. Parleremo insieme con Adriano. Se volete, anzi, fa piacere intervenire scrivendo nei commenti, magari anche nei commenti postate le vostre foto di cosa state facendo, cioè facciamo in modo che questa chiacchierata tra me e lui poi diventi tra tutti quanti noi, in modo da condividere questo momento. Ok, vedo che Adriano è pronto, attiviamo il collegamento ed eccolo qui da noi, Adriano Fila. Ciao Adriano! Poi, mio caro, come stai? Già Bene, te? benissimo, benissimo nel mio mondo. Però Nella tua caverna, perché mi dicevi che un po' freschetto. esatto, fa fresco perché devo cambiare l'aria, se no qui muoio di freddo, cioè nel senso di puzza, e nello stesso tempo muoio di freddo, quindi sono costretto. Diciamo che non sono, diciamo, quelli che fanno tanto bene, diciamo, la respirazione, quindi apriamo. Soggiornare, aprire le finestre prima di stare. Vabbè, comunque è un Senti. problema di poco conto, diciamo. Senti, prima di tutto ti faccio un po' la domanda solita di introduzione che faccio sempre. Come stai vivendo questa quarantena, dal punto di vista professionale, nel tuo studio? Allora, dal punto di vista personale, perché sto vivendo la quarantena, dal punto di vista umano, come tutti gli altri, cioè comunque. È tosta, ragazzi, è tosta per tutti. Viva l'arte da questo punto di vista, mi reputo fortunato, come lo sei tu, come altri cari amici artisti, che abbiamo la possibilità quantomeno di sfogare tramite
tramite la pittura, tramite uno strumento così nobile, così bello, che richiede tanto tempo. Ecco, se fosse stata rapida la pittura, avremmo potuto dire poco, questo è il senso. Invece, nel momento in cui una pittura, diciamo, è lenta, ecco, hai la possibilità di ragionarla di più, e di questi tempi ragionare tanto serve, perché abbiamo proprio il tempo materiale di farlo, no? Questa è la quarantena, alla fine cose. E poi un'altra cosa, la fortuna dell'artista è quello di essere abituato, perché facciamo quarantena da quando abbiamo iniziato a parlare. Io ho 20 anni di quarantena e tu non so quanto, e so quarantenne, quindi c'è sto tipo stupidissimo. Quindi dai, dai, la viviamo, diciamo, con una specie di serenità, ecco, senza essere inquieti e paurosi di affrontarla, no? Sì, in effetti tra creativi, artisti, illustratori, fumettisti, insomma, diciamo che la quarantena, come hai detto te, è continua, in fin dei conti cambia poco se non sentire la costrizione che viene dall'esterno e non dall'interno, diciamola così, no? Cioè, parlando con mio caro amico Enrico, ci siamo detti che è dura stare dentro casa per così tanto tempo, fare questa chiusa, chiamiamola chiusa, nel momento in cui sappiamo che all'esterno c'è il finimondo, ecco. Se invece fosse stata per una commissione, dico, devi stare 3 mesi chiuso dentro per una mostra, tu lo fai naturalmente, ti pesa di meno. È proprio la condizione esterna a queste pareti che fa paura. Quindi boh, la differenza è questa, ed è grande, ed è grave, naturalmente. Vabbè. Senti, io sto già facendo vedere, insomma, l'impressione, i primi saluti, i primi commenti. Un saluto a Alessandro Marziano, che è stata la mia prima vittima, diciamo così, nelle interviste. Poi ci sentiamo più tardi, magari con Alessandro. Paolo Schmidlin, Paolo, caro. un saluto, così anche Tiziana, che per me è un punto di riferimento costante. Ciao Tizi. Gianluca Sità, buonasera anche a te. Buonasera, ci siamo messaggiati prima pure. Isabella Di Bernardino, grazie di essere qui tra noi. E poi abbiamo Lino Luongo, che anche lui è diventato un appuntamento fisso, perché ogni volta che c'è il collegamento con qualcuno dal Texas, si fa sentire. Ciao Lino. Ciao Lino. Beh. Allora, in attesa che comunque ci fanno, diciamo, aspettiamo un po' le prime domande che mi danno anche un po' un aiuto. Io ti conosco da un po' di anni, anche se in maniera iniziale un po' di sfuggita, che fu tramite, mi sembra, un concorso che ci fu gestito da Cecilia Paolini. Parliamo del forse 2010 all'incirca. Io mi ricordo, rimasi impresso per un tuo dipinto che era il ritratto di tua nonna, forse. Oddio, non era questa alle spalle, No, era un altro che era di un realismo che mi colpì tantissimo. eh? Io credo che non della nonna, ma era dipinto una serie di anziane. Il periodo che feci l'obiettore di Cosenza quando esisteva. Quindi mi mandarono in questa casa di riposo dopo l'accademia, e da lì poi mi sono messa a ritrarre tutte le vecchiette, diciamo, più interessanti. Gli ho dato modo di vivere in eterno. Dico sempre questo perché erano sole, e sta cosa mi dava fastidio. Quindi le ho immortalate, ecco, proprio per un affetto. Ecco. Certo. Comunque, il tuo percorso qual è stato? Tu, da dove nasci? Ecco, prima di tutto, non sei romano, sei calabrese. Provincia di Reggio Calabria, Rosarno, precisamente. Che mi piace chiamarla con il nome antico Medva. Ah, che bella, il nome greco della Magna Grecia, che comunque nasco a Reggio Calabria, e niente, frequento le scuole artistiche dall'Istituto d'Arte all'Accademia. Sono andato a finire a Torino perché ho avuto l'onore, il piacere, la fortuna di essere selezionato dai primi 15 allievi d'Italia, e andai a fare buon pomeriggio Laura, e andai a fare una mi mandarono, anzi, un corso di affresco a Torino,
mi segno a fare l'affresco Silvano Gilardi, qualcuno lo conosce in arte Abacuc, ed è fratello di Piero Gilardi, ecco, magari che è più conosciuto. Però un mostro sacro di bravura Silvano, e mi insegnò i metodi dell'affresco, e da lì già mi iniziai a fare un percorso professionale, perché acquisendo, diciamo, non solo la tecnica, ma anche una certa poetica, la poetica del sussurrare, che è una cosa molto bella e delicata nell'arte, è il vedo e non vedo di una donna, no? Una donna velata è la cosa più affascinante, né vedere troppo né poco. Quindi ho imparato, diciamo, a dialogare in silenzio, e da lì ho iniziato il mio percorso, man mano crescendo, ecco, fino ad ora. Quindi è quello. Ma poi ti sei trasferito su. Sì, poi mi sono trasferito a Roma. E la mia ambizione, poi, che è subentrata, ha voluto che mi avvicinassi alle gallerie e a crescere sempre di più. E diciamo, ce l'ho fatta. Feci una prima mostra alla Galleria Agostiniana a Piazza del Popolo, proprio è stata la prima, e da lì, diciamo, le gallerie mi accettarono, in quanto acquisì un po' di credibilità, chiamiamola così, perché la credibilità è la cosa più importante, perché se Sì. parli e non sei credibile, è inutile che parli, ecco, quindi devi acquisire quello prima. Nel momento in cui questo è accaduto, ho iniziato a collaborare con delle gallerie, e da lì, ecco, non mi sono più fermato. Aspetta, intanto ti interrompo un attimo, faccio vedere un po' di saluti, Luigi Rossetto, Anna De Pari. Ciao Anna! Francesco Campese pure saluta. Ciao Francesco! Mattia Barbalaco, Ciao Mattia! scusami se. E poi dall'Argentina Pia Ragazzini. Pio, un bacio! Ok, abbiamo fatto risposto un po' al giro di saluti perché poi mi capita che si accavallano i messaggi, mi dimentico poi chi. Che ho evidenziato e chi meno. E quindi dicevamo, tu hai iniziato questa prima mostra a Roma e da lì poi sei diventato romano in fin dei conti, in tutti gli effetti. Ma sì, sono più di 10 anni che vivo a Roma, senza Roma, quindi non mi chiedete voti in Calabria quando scendo. Non si dice. Vabbè, è bello ufficializzare anche questo. Sì, è un po' come la Raggi tempo fa, pochi giorni fa, ha detto che giustamente poi c'è la categoria dei lavoratori a nero che va in crisi, lì l'hanno attaccata tutti, ma in effetti è inutile nascondersi. Senti, ma mi prendo io pure qualche parolaccia. E, no, ti volevo chiedere, diciamo che io adesso avevo preso spunto dal fatto che ti avevo conosciuto in quel periodo, ti ripeto, all'incirca parliamo del 2009-2010, avevi un genere, avevi già una certa poetica. Poi man mano mi sembra essere diventato sempre più onirico, sempre più anche introspettivo, sempre più come dire, a volte anche conturbante, diciamo, no? Come si è evoluta questa tua scelta, questa tua. Guarda, sarò veramente sincero con te, sia per l'amicizia, poi quindi le mie parole possono anche essere un esempio, no? Dico la verità, ho avuto una galleria, con una forma d'esclusiva che ho portato avanti, ho lavorato benissimo. L'unica cosa però che non sono stato costretto, ho accettato, non è una costrizione assolutamente, ho accettato, diciamo, di essere più popolare nella pittura per una forma di vendibilità. Ero Sì, certo. dovevo emergere, quindi i consigli che mi erano stati dati dai galleristi ingambissimi, che non faccio il nome per una questione di privacy, se mi ascoltano li saluto, a distanza per ora. Diciamo che avevo utilizzato il linguaggio più pop, tra virgolette, anche se su di me è veramente pesante, non mi sta bene addosso la parola pop, non sono riproducibile. Quindi, dopo 7 anni, diciamo, come ogni crisi, ora è il settimo anno, quindi sono arrivato perché avevo la necessità di riprendere un discorso artistico che era giovane. Quindi io crescendo,
dopo i 30 anni ho iniziato a ritornare giovane, quindi a riprendere un percorso che mi ero negato da solo, mi ero... Certo. Ecco. Quindi come un bambino ho iniziato a vedere un po' la vita, come era il mondo classico, come avevo iniziato, eccetera, a vedere tutto in maniera tra la maturità e la gioventù, non lo so come dire. Così è una forma di Peter Pan nell'arte. Ho ricominciato da capo e ho iniziato a riscrivere di nuovo la mia poetica, la mia estetica, e ad oggi mi sento ancora in fase completamente di ricerca. Ricerca, vabbè, quella è sempre. Quella sempre, certo. Però ti ripeto, dentro di me mi sento ancora molto giovane, per quello che devo dire ancora. Quindi arrivare a quella forma più sintetica, no? E, boh, non so se ci arriverò mai, però la sogno, perché credo che io stia lavorando per ricercare un errore nella pittura, non per cercare una perfezione, perché è proprio l'errore che mi interessa, lavorare su quello. È come dire dipingere in maniera sporca, cioè la pittura più bella se fatta bene. Quindi sono alla ricerca di un errore, di un errore pittorico, proprio che mi possa servire per superare questa barriera che ho davanti a volte, no? Mi piace tantissimo sta definizione della ricerca dell'errore, mentre tendenzialmente invece la ricerca della perfezione, tutto al contrario, no? Si cerca la perfetta pennellata o il perfetto risultato, invece tu stai andando al contrario, stai a cercare proprio l'errore, Sì, no? Bello. quella mi porta sì a vivere l'arte, diciamo, con un'estrema curiosità, e questa curiosità, diciamo, diventa poi un'ossessione che ti porterai fino agli ultimi giorni. Pensa che c'è il mio maestro che mi dice: mi raccomando, dipingi la tua opera come se fosse l'ultima. Parole pesanti, capito? Cioè, non è che mi dicevano, vai così con mediocrità, no, dipingi come se fosse l'ultima. Quindi ogni dipinto diventa per me, non più di un parto quasi, anche con tutto il rispetto del parto, non saprei mai, mai che cacchio significa partorire. Però ho capito, creare pennellata su pennellata, cioè vederlo nascere, no? Un bambino nasce, esce, via, lo vedi. Invece no, crearlo è un'altra cosa. Quindi crearlo proprio dall'estetica, anche al carattere che ha, no? Quindi devi decidere tu quali sono, diciamo, i giusti parametri per farlo funzionare in questa terra. E questa è la cosa difficile. Quindi, beh. Sì, scusami, no, ti interrompo perché così mando un po' di messaggi, ti faccio vedere così un po' di saluti, Elisa Luciani, Ciao Elisa, mia allieva, ti bacio. Valeria Scognamiglio, Ciao Valeria, oh, bella. un'altra tua allieva. C'è tutta i miei corsi di pittura che mi seguono. Vi Stanno voglio tutti bene, qua. ragazzi. E mi mancate, cazzo, allora, mi mancate. È stata una bella trambata questa qui, comunque. Ci divertiamo con loro, facciamo lezione seria, ma ci divertiamo tanto, vabbè, come puoi immaginare. Allora, Filomena Begert Vezza, lo adoro. Oh, addirittura, vergogna. Dai saluti alla venerazione adesso, tra un po' usciranno i santini. Isabella Brando pure ti saluta. Oh, Ciao cara. e qui c'ho il buon vecchio Angelo Barile, che l'altro giorno abbiamo avuto una bellissima chiacchierata, e fa una domanda piuttosto piccantina. Sì, ho ascoltato, mi è piaciuta tanto. Ciao Angelo. Allora, buongiorno Giampiero Adriano, ciao Angelo. Una domanda di tipo professionale. Sì. Preferisci lavorare con gallerie? Se ci lavori ovviamente, oppure come diciamo un cane sciolto, permettimi l'aggettivo. Ho capito bene, anzi, ha reso perfettamente l'idea. Sì. Guarda, no, è una bellissima domanda perché me la sono fatta anch'io. Perché sono un po', vorrei essere un po' legato a una galleria, mi piace fare il cane sciolto, perché però è tutte e due le cose. Io credo che ci sia bisogno di entrambe le cose. Nel senso, la galleria comunque ti permette di avere un luogo fisso, una vetrina fissa, dove poter, diciamo, esporre i tuoi lavori.
mentre il cane sciolto significa che poi tanto sciolto non è, perché se non hai a che fare con curatori d'arte che comunque ti curino la tua pittura, poi fai il cane sciolto, ciò significa che fai, ti finanzi tu le mostre, cioè, capito? Poi entri in un discorso troppo. Ecco, hai bisogno comunque di persone che curino la tua arte. Non è facile come pensai, e l'artista non è ricco la possibilità di stare sempre uno spazio dove fare una mostra, no? Perché tante mostre sono a pagamento, e credimi, nella mia vita non ho mai pagato, diciamo, proprio una questione proprio di principio. E invito agli artisti meritevoli di non farlo, perché prima o poi arrivano i momenti giusti. Quindi non lo so. Sto facendo l'uno e l'altro, sto facendo il cane sciolto e sono legato a delle gallerie. Il problema a volte di questo ne abbiamo parlato con Angelo, lui ha osato un po' nei suoi commenti. Il problema è proprio quello di trovare gallerie, galleristi, curatori che siano comunque, diciamo, seri, inteso proprio come capacità di dedizione, di correttezza. Insomma, questa non è facile, ma è anche vero che d'altra parte, anche da parte loro, credo sia molto semplice trovare gli artisti seri, perché comunque mettiamoci anche dall'altra parte. Guarda, quello che intendo io, secondo me è sempre comunque l'artista dare la possibilità al gallerista o al curatore, quello che è, di essere non, cioè, disonesto. Perché nel momento in cui tu rifiuti, cioè, lì si chiude e si apre una nuova pagina. Nel senso, bisogna un attimo insistere, perché prima o poi arriva, cioè, più belle persone nel campo dell'arte, come piano di farabutti. Certo, sì, a me. Quindi, come in ogni cosa nella vita, bisogna comunque considerarle, capire con chi si ha a che fare e via, poi si lavora. Le tambate le prendiamo tutti, le abbiamo prese tutte. Quindi è inutile che io stia qui ora a dire devi fare così o cosa, però almeno per quanto riguarda la mia esperienza, ho capito, cioè, le cose sono arrivate per merito, che è la cosa più bella in assoluto al mondo. Quindi non devi ringraziare nessuno. E vivi felice, cioè, Certo, quindi certo. credo che sia questa è la base della semplicità, poi, no? Quindi le cose più belle si nascondono dietro le cose semplici, che sono davanti agli occhi di tutti, magari non vengono considerate perché troppo ovvie. Dietro l'ovvietà si trova naturalmente la bellezza pura, cristallina, e da lì magari uno può trarne spunto. Certo. Un saluto da Alessandra Montesi. Oh, ciao Alessandra. Oh, grazie. Allora, poi ti leggo un po' di messaggi a voce perché qui nella struttura dello streaming non me li fa vedere ancora. Dunque, c'è Maestro Ciro Palumbo che ti manda un saluto. Caro, ciao. Ciao, ciao Adriano, bello rivederti, complimenti sempre. Grazie, caro. Complimenti anche a te, sei bravissimo. Non Poi vedo l'ora Ivan, di scusami. vederti. Ci siamo visti a Bologna. Ah, pensa te. Poi c'è Ivan Polverari, pure fa un saluto, ciao. Ciao. Gabriele Puglia, grande maestro Fida. Yara Marzulli, pure, ciao Yara. Ci dobbiamo vedere, Yara, caspita. Ci dobbiamo vedere prima del sto cacchio di virus. Quando si vanno subito le cose, poi vedi che cade. Ciao, Yara, a presto. Senti, e allora Ciro invece Palumbo poi fa una sua osservazione molto interessante. Nella perfezione ci vedo il vuoto, nell'errore c'è personalità e mistero. Esatto, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. La perfezione è piatta, l'errore vibra, quindi già se tu senti queste parole avverti già un'estetica, no? Che funziona. Quindi sono per l'errore. Beh, ha detto una cosa giustissima, Sì, sono d'accordo. assolutamente d'accordo. Leggo un altro paio di commenti, poi ti faccio io una domanda. Dunque, Anna Penta, ciao Anna, oggi ci sei con noi. Allora, forse avrà avuto un lapsus, fa un ciao grande, Adriano Fida, Oh, grazie. scrive Adriano. Complimenti, vuoi coniugare immaginazione con la rappresentazione della realtà? Come ci riesci? Qual è l'orizzonte da cui trai le tue creazioni? Ecco, questa è una domanda che
che è interessante perché posso parlare di un mio modo di operare. Non so se, cioè, credo che lo facciano in tanti, però questo nasce perché io faccio tutte e due le cose contemporaneamente, però inizialmente le faccio in maniera separata. Che significa? Che nel momento in cui in genere un lavoro nasce dalla lettura, dall'ispirazione di una musica, eccetera, però leggo, scrivo, ecco, la prima cosa è la scrittura. Poi semplicemente devo figurare quello che scrivo, quindi disegno, dipingo un'immagine che viene dalla fantasia, dall'inconscio, quindi dalle memorie di quelli che sono dei mondi o delle anatomie, dei personaggi. Quindi è completamente una pittura visionaria, quella che faccio nella bozza. Poi, quindi ho questa doppia personalità che non ho poi nella vita reale, attenzione, non sono bipolare oppure ho due anime, forse sì, ho il diavoletto e l'angioletto qua, sai quelle figure, però nel senso in pittura sono così. Poi da quelle immagini cerco i modelli o le modelle che le faccio posare in base a questa bozza visionaria e quando dipingo unisco le due cose, quindi esce fuori una cosa straordinaria, è come creare un cane non di razza, quei bastardini che sono quelli più interessanti, più intelligenti e quelli che vivono di più in assoluto, no? Quindi, ecco, ritornando al cane, creo dei cani non di razza, quindi pieni di errori. E sta cosa mi interessa tantissimo e continuo a farla finché non mi scoccerà. Mi Certo, devo divertire mentre dipingo. ma quello infatti dovrebbe essere sempre una La regola. pittura sofferta si vede ed è pesante, non angosciante, perché una cosa che noto tantissimo quando vedo i miei lavori, tante persone dicono mi angoscia, è inquietante. Ma forse oggi su questa cosa è una cosa interessante, quanti artisti, quanti di voi vi viene detto che questo dipinto è inquietante? Ma l'inquietudine cos'è? Cioè semplicemente guardarsi allo specchio, no? Tu pure sei inquietante, non tu Sì, già sì, sì, sì. in generale. Cioè, ti guardi allo specchio e non ti piace, sei inquietante in quel momento. Ma è una forma di bellezza, è l'accettare il proprio essere. Certe volte questo accettare, questa verità viene vista come inquietudine. È proprio in quel momento che stai dialogando e non lo vuoi, vuoi allontanarti. Perché c'è questa paura? Io ancora non capisco perché c'è questa paura di dialogare con la verità. È una cosa assurda. Perché Perché inquieta, perché turba. la bellezza non deve essere una forma fanatica del proprio io, del proprio essere, no, è purezza, sta dialogando con un'immagine che non ha tempo, che non ha età e può essere anche, non può avere anche una forma. Quindi non lo so, questa è una domanda che faccio io a chi osserva l'arte. Rispondetemi, anzi, state scrivendo, perché l'inquietudine è una cosa brutta? Boh, io la vedo una cosa molto bella che fa crescere. Guarda, ti riporto una domanda che fa Anacleto Bottoni, su un gruppo su cui stiamo condividendo questo video. E lui dice: l'intera società va verso il trasgredire, è anche colpa degli artisti? No, ma no, no. Qui c'è una. Allora, chi trasgredisce, secondo me, è chi ha bisogno di trasgredire perché non ha altro con cui comunicare. Quindi la trasgressione a volte è una forma di comunicazione estrema perché non hai un'altra. Non hai un'arte nelle mani che lo possa fare. Trasgredire in base a cosa? Un'estetica, trasgredire nella vita. Cioè, non ho capito poi qual è, dove trasgredisce una Sì, persona. infatti. Quindi perché puoi trasgredire anche con la pittura, cioè questo non è detto, però immaginavo più una forma sociale, non lo so. Comunque, proseguo con i saluti. Luca Tarquini, ciao maestro. Ciao Luca. Yara Marzulli risponde al tuo invito, ci dobbiamo vedere. Lei, ciao, sì, un bacione. Perfetto, Iara, a presto allora. Dunque, poi Paolo Schmidlin, sei bravissimo come sempre, bella intervista. Un abbraccio da Milano. Grazie Paolo, ti abbraccio tantissimo. Lo so, a Milano è una situazione, ragazzi, difficilissima. Siamo vicini veramente col cuore, vi abbracciamo.
Sì, diciamo che poi questa situazione sta unendo un po' l'Italia, no? Dal Portando. tifo del nord-sud, adesso siamo un po' tutti insieme. Ma sai qual è la cosa che dovremmo un attimo, che di fronte a queste botte pesanti, che è un problema mondiale, cioè il fatto che comunque ritorniamo ad essere umani, io spero, ma spero quando tutto finirà, che ritorneremo a abbracciarci nelle piazze, ragazzi, non così, cioè questa vita che stiamo facendo, questa intervista che stiamo facendo io e Gian Piero ora, non è naturale, ragazzi. A me sarebbe piaciuto tanto andare da lui a casa sua, farci un caffè, chiacchierare una birretta, che La forse diretta è meglio. è meglio, a chiacchierare e a parlare di persona. Questa è la normalità, è vedersi. Quindi rivediamoci in piazza, come si faceva negli anni 90, ok, con lo stereo della macchina un po' alto, tanto per fare un po' di atmosfera, e come cazzo? Riabbracciamoci. Oddio, mi sta salendo l'ignoranza, Com'è vabbè. difficile l'italiano, è una lingua difficilissima a Oh, volte. se poi credimi che è difficile. Sì, Scusate, è bello che sì, sì. Poi apparentemente sembra un bicchiere d'acqua, invece è grappa a 90 gradi, quindi lui è un consumatore di grappa così a bicchieroni. esatto, un grappone nel bicchiere del vino, in poche parole. Senti, Laura Catini, qual è il legame con il sacro? Spero che non sia l'osso sacro, ma insomma. Legame con l'osso sacro è il suolo. Vabbè, lasciate stare, raga, ogni tanto sale l'altro. Il cazzeggio ci deve stare. Cazzeggio ci sta, dai, sennò diventa una tristezza l'arte. Oddio, qual è il legame con il Il sacro? sacro. Ma la parte sacra, sai, ho sempre pensato, cara Laura, ho sempre pensato che sto facendo l'opposto di quello che ha fatto Caravaggio. Cioè, Caravaggio umanizzava il sacro, io invece divinizzo l'umano, cioè nel senso, sto rendendo divinità l'essere l'uomo, ok? Lo sto elevando a Dio, perché ciò che sta facendo, come sta facendo oggi che gestisce. Ma non voglio essere complottista, ok? Ma gestisce tutto in questa terra, quindi fa quello che fa un dio. Ecco, l'uomo si sente dio, io lo divinizzo. Nella mia pittura, per me l'uomo è dio, non perché per me, perché all'altezza di dio, è perché l'uomo a sentirsi dio. E io lo sto dipingendo, quindi rendo contemporanea questa formula, ok? Quindi faccio l'opposto di quello che faceva Caravaggio, mi permetto di fare questo. Quindi sono caravaggista. A retromarcia. Quindi, ecco, questo è il mio legame con il sacro. Yara a questo punto ci mette il suo carico da 90 con ora la verità ce l'abbiamo proprio in faccia, il nostro essere stesso, la nostra umanità è inquieta e non eterna. Chiara, una cosa più semplice, no, Sì, infatti, penso un attimo. Chiara, no, Pensavo d'essere io, ok. no, me la riformuli un attimo, te lo dico per favore perché voglio risponderti. Allora, forse c'è un problema di virgola, per cui ora la verità ce l'abbiamo proprio in faccia. Il nostro essere se stesso, penso sia, la nostra umanità è inquieta e non eterna. Yara, se puoi scrivere un messaggio, insomma, se ho letto bene la tua affermazione. Vabbè, comunque. Chiara, Iaretta, va bene, dai. Allora, Anna Penta, io vedo in ciò che fai la rappresentazione del reale mistico per cogliervi l'anima che poi è energia. Sì, certo. Comunque ogni forma d'arte in qualche maniera emana energia. Poi la problematica è quale tipo di energia emana, se è un'energia positiva o negativa oppure piatta. Quindi io spero di emanare un po' di energia positiva, dato che utilizzo un linguaggio, diciamo, romantico, ma non romanticismo, quello là stucchevole, ma è un romanticismo che può essere più, cioè, fammelo passare, rock and roll, nel senso, e quindi spero di dare un bel carico di energia positiva e più che altro la cosa che mi interessa di più è far pensare le persone di fronte a una domanda che io gli faccio.
Quindi cioè, mi è stato chiesto di spiegare diverse volte un'opera anche su Facebook, sui social, pure nelle mostre. Magari nelle mostre osi un po' di più nella spiegazione, ma sui social forse meno, perché già quella risposta potrebbe essere un limite per la lettura magari di una persona che è pura, no? Che non ha idea di quello, cioè che si basa su quello che vede, no? In base anche alla propria cultura, alla propria sensibilità. È come un brano musicale. Ognuno di noi, no, lo fa proprio in base alle esperienze che vive. Ecco, non mi piace mettere un limite. Quindi. Ivan, che lui è un bravissimo artista, fa icone, ecco, diciamo, capo così, lo saluto e dice allora sei bizantino, in questo ci assomigliamo. Ma sì, ma io ho iniziato con l'arte bizantina, eh? E quando le prime cose che feci, proprio andai a guardare l'arte bizantina, come poi giustamente sono passato altri maestri, ma comunque conosco molto bene l'arte, è difficilissima ed è stupenda. Quindi, bene o male, ho toccato, ho provato nella mia vita a fare diverse tecniche, dall'icona su tavola con la tempera all'uovo, l'oro, quello che sia, all'affresco, all'acquarello, comunque. Devo dire che l'affresco, raga, è la materia più tosta che esiste, è la tecnica più difficile. La mia tesi è stata un affresco di 6 metri per 3, la creazione di Adamo di Michelangelo, che è stata buttata per volontà, fammi passare, dell'uomo dell'Accademia, che non si sa perché. Comunque era un lavoro, diciamo, fisicamente estremo. Certo, mi immagino. Lo diceva, no? Quindi era rischiato anche di diventare cieco perché la calce cadeva negli occhi. Quindi difficilissimo, difficilissimo. Comunque, non stiamo parlando di tecniche, però devo dire che apprezzo il lavoro che fa Ivan. Come si chiama? Scusami. Ivan Polverari. Ivan, scusami, Ivan. Scrive di nuovo, credo. Sì, l'ha riscritto con la punteggiatura. Quindi ora la verità ce l'abbiamo proprio in faccia, il nostro essere stesso, la nostra umanità è inquieta e non eterna. Ah, Va ok. bene. Tu mi parlavi dell'inquietudine di prima. Esatto, sì. Ok, io sai che non avevo collegato. Poi Antonio Ruggero, novità si scopre anche l'anima. Laura Catini, lo sguardo è sempre molto presente all'interno delle tue opere. Si può affermare che generi un contatto con l'anima dei soggetti che scegli? Con l'anima proprio? Con l'anima forse lo facevo. Guarda, per vivere di arte, stavo nel paese giù in Calabria e vivevo di ritratti. Quindi, come puoi immaginare, il ritratto non è un'opera intera, nel senso che comunque hai una possibilità di espressione limitata per rappresentare la somiglianza del soggetto. Quindi, o sei bravo tecnicamente, o non gliela fai. Quindi, per rendere più interessante il ritratto che facevo, mi permettevo di fare un po' di dialogo con la persona per capire, diciamo, come era fatto nel carattere, per presentare anche quelle sue caratteristiche, nella tela, no? Nella tela compiuta. Questo mi ha insegnato a capire ora come sono fatte le persone tramite un solo sguardo. Ecco, magari da quello che sta scrivendo Laura, sì, l'ho fatto, ho imparato però oggi a vivere. Ok, a capire veramente l'anima delle persone. Ecco, poi oggi come oggi inserisco ad un quadro un'anima che decido io. Questo devo dire che faccio, cioè non decido il modello in base all'anima del quadro, è il contrario. Prendo questa persona, la svuoto della sua anima, la lascio a lei, a Dio, non lo so, e la piazzo nella mia tela come una carcassa e poi gli metto un'anima mia. Quindi la faccio vivere per quel mondo in cui è inserita, io ho creato, no? Ecco. Credo che gli artisti facciano questo poi. Senti, io mi trovo a dover leggere perché stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, quindi io ho sempre una domanda qui bloccata in testa, cerco di... Prima o poi me la fate fare questa domanda. Allora, riporto questo commento perché Giorgio Della Monica ha scritto su un gruppo sul quale abbiamo condiviso
questo video. Quindi chiede se vuole sapere se in questi tipi di lavoro hai riscontro. Penso il riscontro sia dal punto di vista delle vendite, appunto delle vendite dei quadri. su questo che sto facendo ora? Ah, Cioè, penso in genere, lo interpreto come in genere. ma sì, cioè, uno in qualche maniera deve campare. Quindi sì, certo, di certo non vendo un quadro al giorno, assolutamente. Però dico, diciamo che nella giusta maniera non mi lamento. Quindi esiste, diciamo, come si chiama, un collezionismo sia giovane che più adulto che accetta questo genere di pittura. Quindi credeteci, che si può anche vivere d'arte. Quindi Non è facile. non è facile, bisogna lavorare tanto, tanto, Quello è il guaio. tanto. Quello è il guaio, ma il limite sta là, eh. Ragazzi, il limite sta nel lavorare, dedicarsi 6 ore al giorno, 6, 8, 12 a secondo. Senti una cosa, mo, basta, fatemi fare sta domanda. C'è possibilità di farci vedere un po' il tuo studio? Ma È una domanda indiscreta. quanto avrei fatto vedere, mi farebbe già piacere vedere lo studio quello vero. Io ora sono nella camera degli ospiti, piccolina di Roma, potete immaginare. E c'ho veramente poco lavoro. E che me devo far vedere, Vabbè, noi siamo nella rubrica degli artisti ai tempi del virus, al raga? tempo del Allora, virus, quindi io ho uno stereo dove ascolto tanta musica. dai, figo, che giornalista. E vi avvicino a... Che vi faccio vedere? Io, allora, in realtà, premessa. Dai. C'ho un lavoro che sto facendo ora da 10 giorni. Questa è una bozza, vabbè, chi mi segue su Facebook lo sa, è una piccola bozza, vedete la mia, di quello che sa. Questo è un lavoro vecchio, infatti c'è pure la vecchia rappresentata, quindi appunto per dire che è un lavoro vecchio. E questo, vabbè, ve lo faccio vedere per ora, sti cavoli, me ne frego. E lei, è un lavoro di 1,80 m, Ah, sì. per 1,20 m, e lo sto lavorando da 10 giorni che lo lavoro, ecco. Quindi sto lavorando su questo lavoretto che si chiama La Madre degli Angeli, vabbè. Magari forse lo censurano, che su Facebook mi censurano tanto. No, beh, il video Questo no. è il mio spazio, ma vi farò vedere il mio stupendo stereo, cioè con un bellissimo giradischi della Lenco anni 70. Ah, in wifi questo? Ascolto vinili la mattina e la sera, anche No, poco. il giradischi in wifi. Un wifi, un fai qua. Gna, fai. Vai. Comunque, purtroppo sono in questa stanzetta piccola, avevo da farvi vedere solo il lavoro su cui sto lavorando ora. Diciamo che mi conosce più lei ormai che i miei cari. Cioè, ogni giorno davanti a questa faccia di questa donna. Però ho visto dietro al quadro che stai facendo c'è il quadro per il quale io ti ho conosciuto. Oddio, con la vecchietta lei. Aspetta, non so dove. Sta una Dai, sposta. Sì. E questo appartiene al periodo della... Lo faccio da vicino, che magari con gli occhi. sì, perché poi, ti ripeto, mi colpì per il realismo, ma anche dell'espressione, veramente mi colpì, non tanto, cioè, oltre la tecnica, ma proprio l'espressione che hai catturato in questa donna. Guarda, appartiene comunque... Appartiene a quel periodo di cui ti parlavo prima, quando facevo l'obiettore di Cosenza. Cosenza. Di Cosenza, esatto. Sì, appartiene a quel ciclo. Ne avevo fatto 6, 8, non mi ricordo. E ne ho anche in Calabria, diversi pure di 2 metri. Sono interessanti perché dovevano rappresentare un po' la solitudine, il silenzio delle sale dove vivevano. Quindi c'era molto un po' di tristezza dietro le figure di queste donne, e valuta che erano quasi centenarie, quindi quando parlavi con loro, parlavi con un pezzo di storia d'Italia, è veramente bello. Ti racconto questa che è assurda. C'era una, scusate che se vado fuori un attimo dal seminato, c'era Oh, no. una signora, lei, quella lì, che è stata... Viene dalla Jugoslavia, sì,
un signore, diciamo, un militare, all'epoca della guerra, ai periodi di guerra stiamo parlando, della seconda guerra mondiale, questi due hanno avuto un figlio lì, no? Dalle sue parti. Che è accaduto? Che lui è fuggito, cioè non è tornato più, non si sono più rivisti da allora, e lei si è sposato con un altro uomo italiano, cioè si sono rincontrati nell'ospizio a quell'età. Cioè, storia, ragazzi, faceva venire brividi. E Pensate. l'ho dipinta, l'ho dovuta dipingere questa signora, perché ho modo di raccontare questa situazione. Quanto è piccolo il mondo, e la vita ci riserva, diciamo, questi giochini. State attenti voi a far figli così. Però Mi è fatto venire in mente una bello, bello, ma. canzone di Battiato che racconta, aspetta, il titolo è Storia di due amanti, cioè, no, non mi ricordo, vabbè. Comunque c'è una canzone di Franco Battiato che mi rassomiglia un po' a questa che hai raccontato. Questa storia. Sì, molto bella, molto. Mi ha toccato tantissimo. Ma chi non toccava una situazione del genere? Miseria. Allora, ricominciamo. Che dicono gli amici? Mo ricominciamo. Buoni un po'. Allora, Anna. Pensi che ci sia una predisposizione dell'animo ad amare l'arte, ma soprattutto a creare arte? Sì. Certo, ad amare l'arte c'è una predisposizione d'animo. Conosco persone che non gliene frega proprio nulla dell'arte, quindi perché magari hanno sviluppato un lato del cervello diverso rispetto a quello nostro. Quindi credo di sì, credo che uno debba nascere, oppure l'apprezzi nel momento in cui, non lo so, ti succede qualcosa nella vita e come all'improvviso un ateo diventa subito un credente. Non lo so, perché c'è qualcosa nella vita di strano che ti porta a credere, no? Quindi. Può accadere sempre, mai dire mai. Ciao Ciao, Tina! ciao Tina. Questi Cara Tina Sgro, ti bacio. invece siamo noi e Bianca e mandiamo un saluto al nostro carissimo amico in California. Hi Glenn. Speriamo che pure per loro vada tutto bene. Poi. Ah, Stefano Borcato. Ciao Stefano, Ciao. caro. Grazie, ti ringrazio. Complimenti anche a te, vabbè, lui è un grandissimo artista, quindi. Ma ormai poi ti lo dissi pure di recente, dico, ti devo dare del voi, perché ormai un successo meritatissimo, felicissimo per lui questa sua serie, veramente ha avuto una grande occasione Lui, stiamo parlando di Stefano. di Stefano. Io pensavo. Ok, scusa. Dunque, poi aspetta, metto prima i saluti e poi. Allora, le domande. Cominciamo. Allora, Tina Sgro, parlaci della tua esperienza in accademia. Mazza Tina, eh? Allora, Andiamo Tina, no, oltre. Tina è di Reggio Calabria, io sono nato a Reggio Calabria, poi ci conosciamo ormai da un bel po' di anni. Dovevamo fare pure una mostra insieme che ci è saltata. Beh, un bel po' di lavori suoi e miei, diciamo, sono nelle stesse collezioni, anche per esempio quello di San Francesco di Paola. Quindi ci conosciamo molto bene con Tina e abbiamo, credo, con Tina ci accomuni oltre che l'arte anche questo rapporto di amore e odio della nostra terra, della nostra cara terra, perché è talmente bella che troviamo stupido che sia così martirizzata, anche per volontà del cittadino stesso, dico, non solo. Quindi è un discorso abbastanza complesso e complicato e Tina sa di quello di cui sto parlando ora. La mia esperienza in accademia è stata stupenda, tranne che nel momento in cui hanno scoperto che io riuscivo a fare certe cose, hanno iniziato, diciamo, a calpestarmi, che è accaduto anche a diverse persone che conosco, non dico sempre il nome per privacy, per una forma di invidia e di gelosia che si creavano nei docenti, che è una cosa orribile. Valuta che mi è stato chiesto pure di insegnare, di avere cattedra all'Accademia per ben 2 volte. Mi è stato buttato l'affresco per farmi un dispetto, per eliminare il mio nome da quell'Accademia dopo tantissimi anni. Non ho mai fatto nulla, non ho mai mandato a fanculo, scusate il termine, a una No, persona è greco. che mi hanno voluto bene tutti quanti come l'ho voluto io, perché figurati,
non credo di fare del male alle persone, e chi mi conosce lo sa. Quindi hanno fatto in modo di eliminare il mio nome, non so perché così, perché Adriano Fida non doveva stare in quella cacchia d'accademia. E io, cioè, ci sono dei professori validissimi. Purtroppo questa iniziativa è nata da poche menti, da quelle piccole menti contorte che sono per fortuna poche, però che hanno la possibilità di gestire, diciamo, una situazione, il ruolo, diciamo, di chi governa, no? Quindi ho un bel ricordo, nello stesso momento una brutta fine. Cioè, sai, quelle belle storie che finiscono male, la mia, nell'accademia. Quindi, Ecco. ma dico, ho preso il massimo dei voti, è stata una tesi meravigliosa, eccetera, però non ho mai capito perché abbiamo dovuto ostacolare il mio percorso. Questo ancora lo devo capire, purtroppo non ho avuto modo di denunciare certe cose che sono accadute, ma sti cavoli, ecco, questa è l'esperienza della mia accademia. Eccomi qua. Vedo Gianluca Sita che ci mette il suo carico. Con l'amore e odio per la Calabria, credo sia presente in ogni calabrese. Esatto, è una terra martoriata, quindi. Senti, allora, ecco, bevi un goccio d'acqua, fai un bel respiro, no, mettiti più comodo sulla sedia. Ok. Posizione da guerra? Sì. Dai, che accade? Yara, allora. Aspetta, questa è tipo una domanda del milionario, gli interventi di Chiara. Vai. Siamo con la domanda da 1 milione. Allora, ora la verità ce l'abbiamo proprio in faccia, il nostro essere, la nostra umanità, la nostra umanità è inquieta perché non eterna. Parlo proprio dell'aspetto fisico dell'esistenza, la nostra materialità. Ciò che sta succedendo ci sta facendo riflettere, no? Ah sì, ma ho voglia che ci sta facendo. Guarda, l'ho detto pure prima, la riflessione che dobbiamo fare è che dobbiamo fare Scusami, sei arrivato a tratti, dobbiamo. ora parlo, bla bla No, bla, no, vai, 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 scusami. ok, arriva. Stavo dicendo che fa riflettere perché l'ho detto prima che dobbiamo tornare a abbracciarci nelle piazze, ma non significa solo l'abbraccio, significa anche camminare a testa alta, a riuscire ad osservare, stare staccati dai cellulari, e quindi camminare così con le gobbe. Siamo diventati, diciamo, la generazione, sono diventate le generazioni delle gobbe, quindi quelli che stanno tipo la processione, sai, con la candela così di profilo. Ecco, quindi al posto della candela che preferivo, c'hanno sti cazzi di cellulari in mano. Quindi credo che dobbiamo tornare ad amare veramente le cose più banali, ragazzi. Cioè, veramente quella stretta di mano che oggi non ci possiamo dare, quando ritorneremo a darcela, porca miseria, ma sapete che festa che faremo? Finalmente potremo dare la mano al nostro amico. Cioè, sarà la cosa più bella del mondo. E io spero, ma credo, credimi, col cuore, proprio col cuore in assoluto, che tutto questo faccia pensare a tutte quelle nuove generazioni che fino ad ora non avevano mai considerato quanto fosse stato bello questo abbraccio, questo legame con le persone. E non solo, ascoltare la natura, che è una cosa importantissima. State vedendo come si sta ripulendo. Ho letto delle cose che ci sono addirittura gli animali che stanno ripopolando certe città, tipo i cervi, no? Parliamo di tutto il mondo dove c'è questa quarantena. Quindi, ragazzi, se noi ci dovessimo stare fermi, la natura ripulirebbe tutto da solo, perché è abituato a farlo, è abituato a ripulire le sporcizie che creiamo noi. Quindi, questo qua fa riflettere, questo periodo fa riflettere, ma fa riflettere alle persone che comunque si documentano, leggono e capiscono, diciamo, quello che sta accadendo, no? Però in maniera scientifica e non visionaria, ecco. Certo. Allora, Filomena Begert, non so la pronuncia, Vezza, mi ringrazia, grazie a te, perché così ha l'opportunità di conoscerti, appunto, vedi, ecco, il mio obiettivo era Grazie. questo, mi fa Piacere. piacere. Piacere mio. E il prossimo obiettivo era venirti a trovare a Rieti,
E appena finisce questo incubo, desidererei vedere le tue opere dal vivo. Con piacere, Speriamo. con piacere. Alessandra Montesi, trovi giusto raccontare l'intimità di un tuo quadro? Ti piace parlare di quello che c'è dietro l'ispirazione? Oppure preferisci a chi osserva le tue opere di trarne il messaggio che meglio crede, ognuno in base al proprio vissuto? Grazie. Avevo parlato di questa Sì. situazione, vero? Quindi, guarda, l'ho detto prima, lo ripeto perché capita, no? Avevo detto che capita nelle mostre che mi chiedono di un quadro, magari in quella situazione azzardo una risposta, ma per esempio, come capita su Facebook che mi chiedono queste cose, quindi una scrittura rimane ed evito di spiegarle perché se dovesse rimanere in eterno quella risposta, sarebbe un modo per dare un limite nella considerazione magari di un'altra persona nei riguardi dell'opera stessa. Quindi mi piace lasciare la libertà di interpretazione da parte delle persone. Quello sì, lo preferisco, mi fa capire tante cose. Certo, comunque questa situazione del virus in teoria dovrebbe cambiare un po' le nostre abitudini, no? Dall'altra spero di no, perché no, non so te, ma penso un po' tutti quanti noi, cioè salutare un amico dandogli la mano e poi un abbraccio, sai, il classico bacetto, no? Sembra un po' così, però è quasi quel contatto fisico che potrebbe essere un peccato doverlo perdere a causa poi della paura, perché poi mo abbiamo scoperto che esistono virus e batteri, ci sono stati fino adesso, però cioè questo, spero che non ci sia il cambio di abitudine, perlomeno questo italiano, di avere questo contatto fisico, questa a volte necessità proprio di... No? Esatto, no, ma io credo che veramente ne usciremo consapevoli di questa situazione che stiamo vivendo. Quindi, boh, non so, torneremo ad essere umani. Senti, allora, Cristina Costanzo, ciao Adriano, oltre a complimentarmi per la tua arte dove sacro e profano si abbracciano, appunto, mi piace molto il fatto che tu pubblichi video in cui mostri come dipingi. Sei un artista generoso da questo punto di vista, lo sei anche nella vita? Puoi anche non rispondere, ha scritto. Sì. No, vabbè. Dai, credo di sì. Sono generoso anche nella vita. Sì. Nel senso che per me non è una generosità far vedere comunque una work in progress di un lavoro, perché alla fine dei conti è una cosa che faccio, perché devo, cioè, boh, non lo so, non mi reputo generoso in questo, perché alla fine dei conti credo che farvi vedere quale sia il processo, no? Che si nasconde dietro un'opera compiuta sia un dovere anche da parte mia farlo vedere. E credo che sia molto interessante pure che voi lo sappiate, perché come si fa un quadro quando vi trovate di fronte a un'opera d'arte in un museo, no? Un quadro antico. Ecco, tante volte passa magari una cosa inosservata. Invece, al momento in cui sapete qual è conoscete il processo creativo, vi rendete conto della o difficoltà, no? E quindi apprezzate di più il lavoro che vi trovate davanti. Quindi, secondo me, cioè, semplicemente io vi sto donando la possibilità di essere compreso. Quindi faccio un favore a me stesso, non sono così generoso alla fine. Però Gianluca Sità dice che sei generosissimo. Mi conosce, sì. Gli amici lo sanno. Sì. Senti, Michele La Fortezza ti Ciao chiede... Michele, mio allievo pure lui. Ho tanti allievi. Tutti qua stanno... Esatto. Vabbè, a parte stiamo tutti a casa, quindi qualcosa tocca fare. Senti, ma cosa hai voluto esprimere quando ti trovi davanti a un tuo quadro? Cosa io provo? Allora, cosa provi quando di fronte a un tuo quadro ti chiedono ma cosa hai voluto esprimere? Ah, io cosa provo? Sì, no, cosa hai voluto esprimere tu con quel quadro? No, perché lui dice cosa provi quando di Ti fronte chiedono. chiedono ma cosa hai voluto esprimere? Quindi cosa provo di fronte a questa domanda? Sì, giusto. Giusto? Quindi nella mia mente vuole sapere cosa penso. A parte le parolacce, no? Quelle che mi escludiamole. stava partendo. Mettere il calendario di là, no, scherzo.
No, no, allora in base alla domanda, quella domanda là, cosa, in base a chi me lo chiede? No, scusa, no, in base alla domanda, in base a chi me lo chiede? Se è una persona che intellettualmente, diciamo, possa essere, non dico all'altezza, perché, però so che quella persona, diciamo, quella mia risposta la tiene come una cosa importante, ecco, quindi non deride, perché posso anche aprirmi e dire con sincerità quello che volevo dire. Però se trovo di fronte a me uno sguardo di uno che vuole sapere solo per curiosità, io forse nemmeno rispondo. Senti, quali sono le tue fonti di ispirazione? Scusami, mi sono incagliato. Cioè, tutti quanti noi abbiamo sempre un riferimento passato o presente. Ah, tu Ma parli tu come a chi ti ispiri? artisti, come artisti, da chi mi sono ispirato, da chi mi ispiro. Guarda, se devo parlare dell'arte antica, posso parlare di Pontormo, tantissimo. Posso parlare all'arte contemporanea, vabbè, l'arte contemporanea, guardo, cioè, per fortuna faccio anche delle mostre insieme a loro, come Roberto Ferri, come Agostino Arrivabene, non sono tantissimi in realtà, quindi sì, Sijoldre, un altro artista che adoro. Facciamo mostre insieme, Tantissimo. ho la fortuna di conoscerli e di apprezzarli dal vero, dal vivo. Quindi, boh, non mi vengono in mente, ne avrei altre decine da dire, ma ora come ora non mi va Ok. altra roba. Cioè, alla fine credo di avere Nerdroom, perché no, pure... Cosa ci stavo pensando, infatti. Nerdroom l'ho pure tanto, ma guardo anche Raffaello, Leonardo, cioè i classicissimi che non muoiono mai. Quindi questo è quanto. Però Senti. ti posso dire un'altra cosa. Dimmi. Ultimamente, forse ho sbagliato a dire guardavo, è diverso, perché oggi se guardo troppo, quell'osservare mi condiziona nell'immagine che voglio creare. Sto cercando proprio di eliminarmi, spostarmi un po' di quelle immagini che magari mi hanno colpito. Quindi magari seguo più una poetica che più un'estetica. Quello sì. Giusto. Senti, allora, Marinella fa una domanda, ma è un po' difficile mo far mostrare l'utilizzo dei pigmenti. Ah, allora quando ci fai vedere l'uso dei pigmenti, ci spieghi l'utilizzo? Beh, è uguale, guarda, capita che finisco i tubetti, prendo i pigmenti, quindi no, ho una marea di pigmenti in realtà, perché facendo affreschi credo di avere 80 kg di pigmenti, tantissimi, quindi tante volte ho delle tonalità di cobalto. Oppure utilizzo il Caput Mortuum, utilizzo comunque dei toni che sì, si trovano, ma in pigmento rendono molto di più. Quindi mi metto, impasto, via, li trito, e lì ci vuole un bel lavoro di polso, olio di gomito, tanto olio di gomito, non olio di lino, olio di gomito, ragazzi. Quindi ci impiego un'oretta per fare questo lavoro, trovo i colori. Credo che quello sia il mestiere veramente del pittore. Il pittore, cioè, deve essere abituato anche a tritare un colore, perché è una cosa stupenda, sentirlo sotto di sé, sentire quella vibrazione quando si rompe il granellino e dici quel colore dovrà andare su una tela. Innanzitutto hai più rispetto del materiale, perché è importante avere rispetto dei propri materiali. E poi, diciamo, non ne fai uno spreco eccessivo quanto magari ne puoi... Cioè, no, finisci la tavola, se prendi e butti, no, là non lo fai. No, là non lo Certo. fai. C'è un lavoro dietro che è pesante, comunque da considerare. E a livello economico pure costano tanto. Senti, tu comunque il tuo diciamo, richiamo stilistico, appunto, l'hai detto tu, diciamo partiamo dalla pittura e dal disegno classico. Quindi è ovvio che poi lo reinterpreti con chiave contemporanea, con uno stile comunque più attuale. E,
Dico questo perché aggancio la domanda che fa Mauro Romano, che è l'eterno, insomma, il conflitto tra chi fa arte contemporanea, che poi è una parola che è molto estesa come generi, e quelli che fanno invece la pittura figurativa. C'è un po' un conflitto, c'è una guerra un po' tra queste categorie, anche se è un peccato perché comunque sia. Almeno io personalmente piace tantissimo l'arte contemporanea, certo va filtrata, insomma, non tutti. Giustamente Mauro chiede se anche la banana di Cattelan, è da considerarsi arte. Tu che ne pensi? Vabbè, Cattelan, diciamo che lui ha trovato la propria espressione artistica tramite questa forma espressiva, no? Quindi che non è la mia, che non è la tua, cioè nel senso, quella è la parte dove, diciamo, il mercato, il grande mercato dell'arte investe sulla banana di Cattelan. È più facile, più diretta, utilizza parecchio la parte della provocazione per poi mandarla sui social, in TV, eccetera, e funziona. Quello è un messaggio diretto come la musica, no? Tipo la vedi, è quella notizia shock che sciocca tutti perché siamo tutti sciocchi. Mi dice questo gioco di parole. Quindi ci piace, ma alla fine dei conti ci piace anche quello. Vuoi o non vuoi, ne parliamo e ci piace perché siamo dei masochisti alla fine dei conti. Quindi boh, è come la cera della candela che ti cade sulla pelle, che ti fa urlare, però ti piace quando la vedi, cioè, capito? È un po' quello è il paragone. E fare una differenza con l'arte figurativa, secondo me, non ha senso. Non ha senso perché sono due mondi diversi, Sì, completamente. esatto. C'è l'attesa, nell'arte figurativa c'è un'attesa esagerata, ragazzi. Non è che costruisci un puzzle di 6 metri da un giorno all'altro, dico. I tasselli sono piccoli, vanno scelti e vanno messi nel punto giusto, quindi è diverso. Il messaggio che voleva dire Cattelan, che l'ha trovato in un secondo perché ha preso una banana e uno scotch, che se lo volesse dire un artista, non dico io, ma dico comunque un artista figurativo importante, ci impiega mesi. Quindi la differenza è questa. La differenza è poi un'altra differenza: la banana di Cattelan, scusa, non c'è differenza perché sia la banana di Cattelan sia l'opera. La banana di Cattelan non la vedrai più, però se ne sentirei parlare a vita anche nei libri di storia dell'arte. E l'importante è quello, purché se ne parli. Quindi, Lasciare il segno. come? Lasciare il segno. Sì, lasciare il segno. È un'impronta che lascia. Ma è perché lui ha avuto la sua credibilità, ritorniamo al discorso di prima. Quindi quella banana diventa un'opera d'arte. Ma se l'avesse fatta il panettiere sotto casa, sarebbe. Capito? Fischiato nessuno per non dire parolacce. Quindi niente, ha fatto Cattelan, quindi ciao. Senti, mo, abbiamo sicuramente uno spartitraffico, una linea di divisione da questo assurdo periodo di isolamento a quello che è stato il passato e mo, quello che sarà il futuro. Mi riferisco al fatto, e riprendo poi il concetto degli abbracci di prima, insomma, mi riferisco al fatto che molto, io lo direi molto sicuramente, d'ora in poi le piattaforme, l'online. Purtroppo, per fortuna, però più che altro purtroppo, prenderà il sopravvento. È ovvio che già da questi giorni, noi lo stiamo vedendo, sicuramente anche tu, ci sono le gallerie, gli spazi espositivi, ma anche gli organizzatori di fiere, cioè tutto ciò che era il veicolo tradizionale del mercato dell'arte sta entrando in piena crisi. Perché? Perché poi, boh, probabilmente le mostre si potranno più fare. Se sì, l'inaugurazione che fa? Devono entrare 3 persone per volta, poi darsi il cambio, cioè, non lo so, si vedrà. Però in tutto questo che succede? Che le piattaforme che già erano partite, e parlo di, che ne so, Sacci, Arzi, e altre, che già si erano strutturate adesso probabilmente prenderanno il definitivo slancio e già le statistiche che dava periodicamente Arzi dava già una crescita esponenziale del mercato dell'arte verso l'online. Secondo te è fattibile, cioè potrà essere vera questa storia futura, cioè che
il mercato online soppianterà, se non totalmente, ma quasi schiaccerà il mercato dell'arte tradizionale, quindi gallerie, fiere, eccetera. Tu dici che un'inaugurazione di una mostra di un bravissimo artista sarà, diciamo, una cosa rara? Bah, non lo so. Secondo me, vedere l'arte dal vero e andare a comprarla, gusto, è un gusto da persone proprie. Nel senso che, secondo me, non si può non andare a vedere una mostra d'arte contemporanea e da comprare un quadro in una galleria d'arte. Cioè, non ha senso, non ha senso perché. Cioè, non lo so, si perde tutta quella. Io spero di no, personalmente spero di no. Ora non so rispondere se accadrà o meno, perché comunque è una situazione che non sto seguendo e che penso non debba nemmeno morire. Quindi, se quello che sta accadendo, speriamo in qualche maniera, cioè cerchiamo di che questo non accada. Capisco che l'online, ma ci vogliono tutti a casa questi, non l'ho capito. Cioè, nel senso che fai, acquisti il quadro, arrivi a casa, ma c'era telemarket. Già. Ma dico, non è stato nulla di nuovo questi. Quindi, boh, avevo un po' una stupidata. Secondo me la galleria fisica deve rimanere, perché deve rimanere il gallerista, perché deve rimanere la possibilità di essere visti di persona, cioè parlo dell'arte, dei quadri, dipinti naturalmente, e di quel momento di condivisione d'arte dove abbiamo la possibilità di vederci tutti e dialogare di fronte a un quadro che ti fa riflettere, ti fa parlare di cose interessanti. Quindi perché deve andare via? Deve essere un evento raro questo devono scomparire queste situazioni. Secondo me è stupido. Secondo me è stupido. Poi se è voluto da vertici che decidono l'economia mondiale, un altro discorso, io non potrò fare a meno di questo. Cioè, non potrò, scusa, non potrò avere potere di che queste cose, questa cosa non accada. Però mi sembra strano. Mi sembra strano che accada. Secondo me non ha. Secondo me le gallerie fisiche rimarranno e i galleristi non devono avere problemi. È naturale che ora si parla di crisi, siamo tutti in crisi, però siamo tutti sulla stessa barca, quindi non dobbiamo Certo. soffrire, perché alla fine dei conti, cioè, se io vedo te che sei chiuso là dentro, io vedo che io sono chiuso qua, facciamo parte della stessa famiglia, quindi soffriamo alla stessa maniera, alla fine dei conti, questa sofferenza la facciamo diventare pure felicità, perché alla fine stiamo vivendo la stessa situazione. Quindi emanare un'energia negativa non serve a un cavolo, a nulla. Quindi cerchiamo semplicemente di essere positivi e di pensare che tutto tornerà come prima, meglio di prima soprattutto. Quindi, boh, viva le gallerie a sto punto, dai. Un po' quasi come dire che il sesso diventa virtuale grazie a visori e sensori sul corpo, ma insomma, Ma è comunque scusa, la stessa cosa. Esatto, pure quella cosa vecchia, vecchia, nel senso l'auto. L'autoerotismo tecnologico, diciamo così. Finché, vabbè, è vecchio, dai. Alla fine dei conti, cioè l'importante è che uno possa scegliere l'una o l'altra via, ecco. Esistono Certo. già le gallerie online, come devono esistere le gallerie fisiche. Quindi poi, se tu sei uno pigro, oppure non ti puoi muovere per una disabilità, assolutamente, comunque. Un'altra storia. Lo acquisti tramite internet. Ma se hai la possibilità di andare a una bella galleria, ti fai una passeggiata al centro di Roma, dico Roma, dove Milano, Sì. Parigi, ecco, è quale cosa più bella? Ti prendi un caffettino, vedi amici, chiacchieri con le persone, ti fai un brindisi all'inaugurazione di una mostra e ti compri un quadro se hai la possibilità, se ami quell'opera. Cioè, non vedo perché dobbiamo rinunciare a vivere, perché questo è rinunciare a vivere, Sì, capito? assolutamente. Quindi. Anna Penta, progetti futuri? Ne sono saltati due progetti futuri. Che appunto. Spero non salti il terzo che sarà quest'estate. Progetti futuri. Guarda, Anna, lo direi volentieri, ma ci sarà una mostra importante museale dove si sta radunando il comitato scientifico che non si è potuto radunare per via del virus. Quindi dico solo questo, però ancora non posso dire nulla perché devo avere ancora il via da parte del direttore. Però sembra che. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Altre due sono saltate per via di queste problematiche, quindi dipingiamo. Dobbiamo dipingere. Quindi, per fortuna che in questo caso esistono i social che ci danno la possibilità di mostrare il lavoro che facciamo.
anche di sfogarci, se vogliamo pure urlare. Basta scrivere maiuscolo A, uno urla. Cioè, dico, no? Cioè, non ti sforzi. Quindi è interessante. Ragazzi, come oggi, voi pensate ai nostri nonni, cioè quelli che hanno dopoguerra, sta roba che dovevano andare a rubare le galline per mangiare. Cioè, noi stiamo a casa, dobbiamo rispettare solo il fatto di stare chiusi dentro e niente, mangiamo, sentiamo la musica, ci vediamo con gli amici, messaggiamo, si possono fare anche cosette strane. Cioè, dico, è tutto, cioè, siamo in un periodo di altissima comodità, quindi perché ci dobbiamo lamentare? Non capisco quegli scemi che scappano, si agitano. Ma state chiusi in casa, ci sono tante cose che si possono fare, una marea. E lo facciamo per il bene di tutti, soprattutto, per il bene di tutti, non per noi stessi e basta. Sai che non siamo abituati più a stare con noi stessi, e quindi cioè, anche il piacere di leggere un libro, di stare anche in silenzio, no? Di stare lì, perché no? Anni fa poteva essere una cosa naturalissima, il tempo che scorre anche più lentamente, lo stiamo perdendo assolutamente, perché stiamo poi sempre col cellulare a mano, il contatto, l'email, il commento, e poi c'è WhatsApp e TikTok, insomma, Esatto. due palle. Tu pensa, sì, hanno fatto un mare di video, di cose, comunque uomini del passato proiettati oggi, riportati in quest'epoca, no? Lo smarrimento, lo shock che potrebbero avere. Tu pensa che so, i pittori anticamente che scrivevano, disegnavano, dipingevano con la candela in mano e sentivano lo scoppiettio della lume che andava a bruciare, no? Cioè, era stupendo, il silenzio. Silenzio. Cioè, poi dici, perché facevano capolavori questi? Perché avevano un cazzo da fare. Quindi era stupendo, cioè la solitudine, il silenzio aiutano, diciamo, al pensiero, a fare le cose in maniera egregia, no? Superarsi, perché riconoscevano i propri limiti, riuscivano a superarsi. Invece oggi non riusciamo a riconoscere i nostri limiti. Non li vediamo perché siamo completamente ciechi, siamo ottusi, siamo stupidi, siamo diventati stupidi, perché noi non abbiamo limiti, perché per noi il limite è la RAM del cellulare. Oh, ma compro più RAM quello, così almeno lì posso giocare a 1.000 giochi in più. Ma sti cazzi, il limite è qua, ragazzi. Sì. Esatto, Ci avete bruciato sta RAM, non... è lì che manca. Esatto, e il silenzio fa bene, il silenzio è salute, diceva un medico, il silenzio è salute. Però è anche vero che i social possono diventare un ottimo strumento come dire, di marketing, ecco, di promozione, di visibilità, no? Laddove una volta c'era bisogno di sforzarsi di mandare la lettera al giornale per avere un'intervista o per avere una pagina pubblicata o per partecipare. Te quanto ha rivoluzionato, cioè quanto ti ha cambiato il social? Beh, io Tu credo. che ne fai comunque uso, no? Nel senso che sei molto presente. Sì, ma credo che tutti gli artisti, comunque il social è una vetrina libera tua, personale, dove hai la possibilità di mostrare il tuo lavoro. E la cosa, sai cosa mi è cambiato? Diciamo che è stata l'opportunità di verificare se il tuo lavoro piace o meno, oppure se tu non hai, diciamo, una risposta da parte comunque dei tuoi amici. Chi ti segue vuol dire che c'è qualcosa che non va, è la possibilità di capire di aggiustare, diciamo, quella mira per il prossimo dipinto. Quindi questa è una cosa utilissima, perché comunque dialogare, perché i dipinti sono... Io una volta dipingevo per me stesso, quando seguo, vedo gli artisti, vedo un quadro, capisco se è dipinto per se stesso, perché è angosciato, quindi sta angoscia, perché no, superato un certo punto della tua vita, quando hai parlato troppo di te stesso, quindi tutto questo io viene superato, no? Quindi comincia ad andare oltre a quello, devi iniziare a dipingere per gli altri pure. Cioè, tu devi alzare la mattina, perché nel momento in cui questo quadro sta comunicando con una persona, tu stai dipingendo per quella persona. Quindi questa è la cosa importante. Quindi quando si lavora, si deve lavorare per gli altri. C'è una cosa bellissima che sto scoprendo da qualche annetto, quindi apposta sono più sorridente, più... perché dipingo per gli altri, non dipingo più per me stesso. E cacchio c'ho da dire? Cioè, faccio le stesse cose la mattina e la sera. Cioè, che mi lavi i denti, che mi rasi i capelli, che ho la rapata, che mi faccio la barba, queste sono le cose, magno, come tutti. Quindi
Invece, se riesci comunque a far guarire una società malata semplicemente perché stai facendo un quadro, quella è la cosa più bella del mondo e hai una responsabilità veramente alta. E quando vai a dipingere, non dipingi più il gattino, ma dipingerai in qualcosa che cambierà la giornata a un mucchio di gente. Quindi mi sento di fare quello oggi. Senti, ridendo e scherzando anche con te, siamo arrivati all'80° minuto. Caspita, oh, ma sai che stasera non c'è quello che mi suona Vasco Rossi di lato alle 18? No, no, dico che sono in Vero. suonare, qui. No, siccome c'ho due pentole qua sotto, perché se mi rimanda Vasco Rossi gliele lancio. Quindi ero quasi pronto. Beh, noi abbiamo qui nel palazzo, non so bene dove, poi non riusciamo a capire dove sta uno che puntualmente alle 18, per carità, esordisce con l'inno italiano e su quello nulla transige, poi comincia con la discoteca. Giorni fa si è messo sotto con la house anni 80 e mi ha Fantastico. fatto sentire ragazzino. Io mandai messaggi ai miei amici, vecchiardi, via, regà, che vi ricorda questo, i video, vabbè. Quindi sì. Perfetto, fantastico, tipi Corona. Sì. Vabbè. Senti, ok. E io direi Quanto è passato? Non ho capito. Sono un'oretta, caspita. un'ora e mezza, cioè un'ora e 10. Oh, wow, mazza. Mi ha fatto piacere, è volata, penso, cioè, una Un'ora e 20. mezz'oretta. Sì, no, ma infatti io ogni volta poi parto sempre che dico, vabbè, ridimensiono perché magari un'ora e mezza è troppo, non ci seguono, eh. Ma poi il tempo vola, quindi Quando è vabbè. piacevole poi il discorso, vabbè ragazzi, se vi va di ascoltarci, cioè siete benvenuti, no? Alla fine dei conti potete anche staccare se vi scocciate. Sì, infatti su questo c'è la democrazia digitale. Assolutamente. Io bevo perché comunque ho finito. Sì, si dice sempre che acqua invece è grappa e quindi Grappa, grappa. grappa. Senti, niente, vabbè, vediamo di uscire fuori da questo incubo, insomma, in maniera. Vedremo quello che succederà. Purtroppo non. Ognuno deve fare il proprio lavoro in questo. Stare chiusi in casa, semplice. È una cosa semplicissima. Il messaggio che stanno dicendo da, no, non so veramente, da tanto Un mese. dicono tutti. Quindi per uscire fuori da questa situazione dobbiamo isolarci. Lo facciamo e impariamo a convivere e a vivere con noi stessi. E niente. Ed è un allenamento meraviglioso. Quindi io per esempio sono solo a casa, quindi non chiacchiero con nessuno, dipingo anche. Ma Eh sì, ma va benissimo. Cioè, nel senso, sono uscito solo una volta per fare la spesa è per comprare la grappa. per comprare Senti, però vedi, quello che facciamo noi oggi abbiamo creato un danno, non volendo. È Filomena che a causa nostra si è dimenticata di mettere sulle lenticchie. Ah, mi sono dimenticato di mettere sulle lenticchie, caspita, mi dispiace. No, Oddio, è tanto per fare le è pure un peccato perché, cioè, se ce lo diceva prima te l'avremmo ricordato, ma in qualche modo anche di nascosto saremmo venuti a mangiarci le lenticchie da te, no? esatto, sotto il balcone, magari, sai, con le medaglie di sicurezza, portiamo il metro dietro. Comunque, Ok, abbiamo fatto un piccolo danno. comunque ringrazio, mi fa piacere che queste chiacchierate poi funzionano. Ecco, sto facendo vedere gli apprezzamenti, sono contentissimo. Grazie. Adriano, senti, vabbè, noi tanto ci sentiamo, stiamo qui a Roma, stando a Roma non ci vediamo da anni, insomma. Esatto. Pure tu mi hai invitato diverse volte, sono stato io a mancare per altri impegni, eccetera, ma non mancherò la prossima, credimi. Ma l'importante è che ora finisca sta situazione degenerata e abbiamo la possibilità di vedere presto. Quindi cerchiamo, speriamo in questo per il momento e quando ci vedremo veramente per una bella festa. Andremo a brindare tutti quanti. Ma Sì, faremo, sì. come facciamo una bella festa collettiva? Ci buttiamo tutti fuori per Roma, sti cavoli, cioè ci abbracciamo e beviamo tutti alla facciaccia di sti virus. Chi Se sa poi di vivere una roba del genere? Non pensate, no? Veramente. dopo 2 settimane non c'è una fiammata di ritorno dell'epidemia, va bene.
Esatto, speriamo nel vaccino a questo punto che ci vuole meno tempo, no? Quindi speriamo in quello, da debellarlo completamente. Prima di chiudere, Mio fratello Pasquale, non allora, posso. mio fratello è fantastico, seguitelo perché è uno che fa pesca sportiva e in Calabria è uno tra i più bravi, in Calabria, Reggio Calabria, dai, andiamo un po' più piccoli, se no in Calabria mi spunta uno che ha preso uno squalo, quindi eccezionale, ciao Pasquale, ok, salutami papà. Ne siamo distanti a 600 km. Quindi Tiziana, grazie. Diana. Dino, sì, Filomena, che okay, buona grappa, ti auguro. Gracqua. Poi Enrico. Enrico. È il mio assistente, Enrico. I corsi di pittura mi aiuta tantissimo ed è un pittore breve, vedrete, vedrete. Vabbè, non dico nulla. Quando ci vediamo, faremo una bella festa. Scusami. Certo. Aspetta, Sì, sto a fare un sì, sì. casino di messaggi. Assolutamente sì, Enrico. Sì, a casa mia perché. Dai. Poi Lino Luongo, grazie a te per averci ascoltato da lontano Texas. E a proposito di questo, mando anche un saluto a Elinor Vippu. Sì, lei è la moglie di Glenn Vippu, è un fantastico artista californiano, un gran disegnatore che tra l'altro anche lui si ispira ai disegni di Pontormo, del Rinascimento, insomma, se ti capita valla a vedere perché veramente Volentieri, guarderò. Messaggio è particolare che lui nasce come fumettista della... questo, così guardo, mi mandi il link del Sì, loro sì, sì. profilo. Lui nasce come disegnatore della Disney, Wow. dell'animazione. E poi da lì ha proseguito approfondendo i suoi studi, ma è fantastico, veramente eccezionale. Abbiamo avuto 2 o 3 anni qui a Roma come per i corsi. Poi facciamo i saluti. Anna, grazie a te per esserci ogni volta. Un bacione. Angelo Barile. È stata troppo forte anche con lui la chiacchierata. Ciao Me la Anna, ricordo. fantastico, sì. Grazie per la domanda. Mirko Comandini, a volte non serve chiedere, mentre parlate dite molto di quello che uno gli piacerebbe sentire. Sto scoprendo molti artisti con questa iniziativa. Grazie Mirko. Vabbè, Mirko, pure lui è mio allievo, amico, insomma, un Andiamo Mirko. balcone. Sì. Tra l'altro da pochissimo è papà da... Auguri, Un auguri. mesetto, occhio e croce, quindi Ha da fare a casa, ha da diciamo. fare, sì, infatti poi gli pesa. Certo, immagino. Non diciamo a nessuno. Adriano, senti, dai, noi ci sentiamo e... Perfetto, grazie, grazie dell'occasione che mi hai dato di comunicare un po' con tutti così, perché io in genere non voglio mostrare la faccia, Ma però niente, mi ha fatto veramente piacere, te l'ho detto privatamente che ti avevo. Per amicizia, per stima, eppure mi piace tanto il modo come stai gestendo questa iniziativa e quindi ho detto perché no, dai, divertiamoci un pochettino. E mi fa veramente piacere, grazie, grazie per avermi invitato, Ah veramente. no, ma grazie a te, sono contento. Poi, insomma, ci conosciamo già ti ripeto, da parecchi anni, anche se non c'è mai occasione per vederci fisicamente, però insomma, l'amicizia e il contatto c'è. È Esatto. stato naturale pensare a te Grazie, in questa occasione. grazie. Grazie a te. Io intanto che tolgo il collegamento con te, faccio il saluto. Saluto a tutti, ciao ragazzi, alla prossima. Ci vediamo sui social e prossimamente fuori dalle case. Eccoci qua. Ok, questa è stata la chiacchierata con Adriano Fida. Ci vediamo domani per il nuovo appuntamento. C'è una nuova artista, questa volta è una donna. Questa volta finalmente vado giù nel sud dell'Italia e non vi dico altro perché poi domani il classico annuncio verso l'ora di pranzo. Mi raccomando, continuiamo a fare il nostro sforzo, piccolo sforzo, quello di restare in casa, diamo il nostro aiuto
tutti quanti i medici e gli infermieri degli ospedali e tutto il personale, loro lavorano e anche noi nel nostro piccolo facciamo il nostro lavoro. Ok, un abbraccio e a domani. Grazie a tutti. Ciao.